Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Persona 5 Royal. Bene, possiamo finalmente andare al ritrovo dopo che abbiamo fatto la lettura. Vediamo un po'. E possiamo finalmente andare a fare questo palazzo. Non so se è chiara la nostra situazione attuale. Se non agiamo presto, non farà mia sorella. Lo farà. Allora, vediamo un po'. Siamo scesi a 8 del fan site. Allora, rifiutati nel palazzo, perché non possiamo fare altro. Bene. Chi prendiamo? Voglio prendere il solito trio. Che non mi dispiace. Comunque, grazie alle abilità che abbiamo, possiamo cambiare in qualsiasi momento. E quindi mi va più che bene. Vediamo un po' statistiche. Allora, sarebbe più adatto lui, ma lui mi sta troppo sicuro, io non ce la faccio. E quindi prendo loro, dai. Perché tanto, bene o male, in questo palazzo ci sono le creature che sono... Tutte le creature che troveremo, a parte il boss finale, sono deboli alla psicola cinese, al nucolare, al fuoco, al ghiaccio, al sacro e alla maledizione. A vento, tuono e fuoco. Praticamente... sia per quanto riguarda il tuono che è lui, per quanto riguarda il fuoco che è lei, per quello che riguarda il vento abbiamo lui, Morgano, e io faccio un po' tutto, quindi tutto quello che manca. Quindi direi che posso provare, al massimo prenderò sto cacacavoli qua, per che lui ha effettivamente da un divino pesante, ma ce l'ho anch'io. E poi ha dove cavolo è? Danno sacro pesante, e ce l'ho anch'io, e quindi danno maledetto pesante. Tutte le cose che ha lui, bene o male, ce le ho io. Posso fare senza, certo, se troviamo quelli che molto forti, che sono deboli a queste tre cose, abbiamo due punti di forza in questo caso. Ma in quel caso farei il switch, quindi dai, vediamo di farlo lo stesso così. Andiamo pure, posso provare a prendere qualcuno, ma, cioè... Vi spiego, salvo perché faccio il backup regolare, quindi queste persone che abbiamo sono, anche se ci sono queste che non valgono un cazzo, che non userò, comunque ci sono queste che sono buone, vedete, queste qui a questo, c'è Seth che comunque è buono, quindi dai, bene o male abbiamo persone che hanno un po' di tutto, vedete, sia fuoco, ghiaccio, ce li abbiamo, questa qui a fuoco pesante, sacro, vento pesante, ce le abbiamo tutte, quindi andrei senza indugi e vediamo di entrare, tanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Perfetto. Ok, finalmente possiamo entrare. Dunque. Sì, c'era, effettivamente c'era una... Dobbiamo riuscire a far muovere l'ascensore, appunto. Per farlo ci servirà una tessera socio, dove possiamo prenderne una. Per ora i posti dove non possiamo andare sono troppi. Dubito che ne troveremo una dimenticata a terra nel salone principale. Suggerisco di raggiungere una stanza privata. E perché? Te lo spiego più tardi. Comunque cerchiamo di un'entrata. È questo che volevo fare, perciò sono venuto qua per far attivare appunto questo diacolo. Ma la roba non si è rifatta? Sì, alcuna. Non capisco questa cosa, però comunque sia, le prendiamo lo stesso. No, che ci servono, per carità. Però, insomma... o che si rifà una, che si rifanno tutte, insomma, nel senso, solo una. Allora, e qui vedete, boh, qui sta una cosa, beh, è inutile stare a perdere altro tempo. Andiamo di qua, prendiamo, ah, qua non c'è niente, niente, non c'è un cazzo. Andiamo pure via, andiamo di qua, e andiamo di qua. Ah, no, di qua non possiamo andare, mi sembra giusto, no? Vai, ok, preso. Poi, allora c'è quello laggiù, che dobbiamo andare di qua, va bene, andiamo pure, perfetto, almeno le abbiamo prese. Poi, detto ciò, a questo punto l'unica soluzione è scendere, spero sia questa l'unica soluzione. Andiamo, e vediamo cosa fare, perfetto, così almeno abbiamo preso due o tre cosine, scendiamo, e qui dovrebbero... non essere più un problema. Ok, a posto. Fatemi vedere chi c'è qui, non penso, no, qui è chiuso, mi sembra, va meglio guardare perché non si sa mai. Sì, è chiuso, ok, oddio la visuale. Allora vediamo chi altro c'è.
niente a caso. Poi vediamo un po' lo safe room che ci andrò. Però prima vediamo un po' di cose. Olè! Beh, dai, sono contento. Safe room. Perfetto. Bella salviatina. E siamo a posto. Così almeno abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere, che abbiamo già preso la scorsa volta, a parte alcune cose. Adesso vediamo cosa succede qua. Se andiamo qui, autentificazione richiesta. Sì, la tessera del socio. Pare che per utilizzare l'ascensore serva la tessera del socio. È inutile perdere tempo qui. Forza, procediamo. Ok, procedo anche. Allora, io direi di qua. A questo punto non vedo altra soluzione. Vediamo. È chiusa. Vediamo la conformità del posto. C'è una stanza di sotto. Ok. Di sopra. Fatemi capire. Ecco qua, è qui. Oh, salve. Opla, si è fatto male? La signorina è salita. Si è partito anche quello. Ma che bella storia. Scusi, salve. Arrivederci. Davvero piacere. Beh, è per questo che ho detto che faremo con molta facilità questo castello, almeno per quanto riguarda gli altri, insomma, i mob normali, i trash, ecco. Questa dovrebbe essere la stanza privata. Allora, diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualcosa di utile. Cosa, per esempio? Ho capito. Intendi qualche terminale con i dati dei clienti? Ah, mi fa piacere che tu sia così sveglia. Ma anche se trovassi una cosa simile, non potrei farci molto con le mie capacità. Ed è lì che entro in gioco io. Lascia fare a me. Ok. Gliel'ha un po' indorata, però diciamo che se ne sta giocando. Perfetto. Allora. Ma sì, salve. What up? È stato un vero piacere. Quanta altra gente ci sarà per i baroni? Intanto li prendiamo le cose. E bene ci fa sempre. Guardiamo attenti perché potrebbe esserci entrati ovunque. Quindi guardiamo bene. Questo è un castello un po' infame. Allora, vediamo un po' se c'è niente qua, no? Andiamo anche alla minimappa perché ci aiuta sempre. Allora, da lì siamo venuti, da là siamo andati, io direi di qua. Fatemi vedere se c'è qualcosa, andiamo anche a vedere di qua. Sta facendo un giro da panico. Direi che... Ah, qui scendiamo. Allora, proviamo ad andare prima di qua, dai. Tanto qua non c'è un cazzo, l'abbiamo visto subito. Vediamo se si può aprire. Si è aperta. Pensavo fosse chiusa. Sono rimasto malo. Vediamo cosa c'è di buono. Oh, porca vacca. Oh, nuovo? Sì. Questo ce lo ciucciamo tutto, eh. Oh, questo è fantastico. Quindi tu, come hai detto, ed... Oh, ma siamo a cavallo. Salve. Lei sarà mio, lo sa? Vai. Puttana, ho sbagliato. L'abbiamo ucciso. Volevo prenderlo, poi ho detto adesso lo meno. Non so perché ho fatto così. Non le so perché ho fatto così. Ok. Ok. Vai. Adesso lo prendo. Non lo so, è strano oggi. Vai. Perfetto, così lo guardo anche perché questo è ottimo. Perché non lo possiamo creare da quel che ricordo, eh. Poi dopo forse mi sbaglio, però. Ok, adesso possiamo togliere uno che non serve un cazzo. Appeso mi sembra che avessimo finito. Okodama, stella. Scusate che mi ricordo. Beh, adesso facciamo. Ah sì, devo liberarlo, scusate. E come faccio a liberarlo? Ah, perché in questo momento ce l'ho. Vabbè, allora a questo punto tolgo Rimita, tanti saluti, sì. Okay. Perfetto. Vediamo subito cosa ci ha dato. Perché yes. Come è fatta questa persona? Vediamo un po'. Oh, che bella cosa. Oddio, si è lodato. Questo è fantastico. Grazie a questo possiamo creare anche delle carte. Mi sembra di sì, non mi ricordo. C'è una possibilità di estrapolare e farla diventare carta. Mi sembra, però ci devo guardare. Perché se fosse così, ci togliamo tutte queste cose qui. Il nucolaro, medio, tutto medio. Dai, sono abbastanza contento. Ed è a livello 30. 30 li hanno fatti tutti. Sì, che queste non si fanno, appunto, come dicevo. Si trovano e basta. Va bene, a posto. Detto ciò, sembra che ci sia una stanza di qua. Che cosa strana. Sembra ci sia una stanza. Salve. Mi ha fatto prendere un cazzo di colpo. Ok,
Uva po', adesso. Facciamo quello che possiamo. È aumentata. Fatemi vedere, perché qui sembra che ci sia una stanza. Voglio capire, a me piace capire le cose, so che sono strano, vero? Però se qui ci fosse la possibilità di entrare, se c'è non la vedo. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo di qua, scendiamo le scale. Ok. Perfetto. Scivola. Salve. Tanto questi sono tutti quanti proprio... Uapò, non fa che salire. Forse è meglio che la cambi. Allora, persona. Mettiamoci un'app potente. Tra lui. Almeno sale di vedere. Oh, salve. Lei mi piace molto. Vediamo cosa c'è. E beh dai, ma sono vitalo. Altro c'è qui? Sembrerebbe di no. Però ci sono delle scale da dove siamo venuti. Ah, qui è proprio stata senza uscita. Va bene. Entriamo qua. Perfetto. E adesso andiamo qua. Fatti vedere, vado che io sono un po'... cavoli. Finché non troviamo la mappa è un bel cazzo di casino qui, eh. Oia. Ok, prima di andare qua, vorrei vedere qua. Allora. Qui siamo venuti. Questo? Ah, dicevo che si poteva fare. Allora, mi sto perdendo perché non riesco a capire. Dunque, c'è questo pezzo qua e c'è quel pezzo là. Proviamo qua, dai, io per adesso non so cosa dirvi. Vediamo cosa c'è di qua di bello. Salve! È stato un vero piacere. Sembra non ci sia nient'altro. Ok. Vediamo. Cosa strana. Che cos'è? Sigaro. Vai. Niente. Ok, perfetto. Sto cercando di esplorare il meglio che posso, eh. Non termina. Oh, ma cosa vedo nei miei occhi? Sta buono. Entra, c'è il lettore. Abbiamo trovato finalmente quella cosa. Ok, qui facciamo così. Un altro? Beh, questa volta ci divertiamo, eh. Questa volta ci divertiamo perché faremo un sacco di soldi. Ottimo. Vediamo cosa succede adesso. Vai. Vediamo quanti danni facciamo. Dobbiamo fargli almeno 40-50% tra tutto. Vediamo. Ah, mi sa che non ce la facciamo. Però magari con un po' di attacchi vari. Allora, quello resiste. Proviamo questo pesante, danno fuoco a tutti, no? Proviamo questo, vai. Molto meglio. E proviamo questo. Ok, dobbiamo farcelo adesso. Perché tra quello e quell'altro dovremmo riuscire a provarci. Farcelo, insomma. Se no scappa. E quello è il problema. Cazzo, non ce l'abbiamo fatta. Però possiamo provare così, dai. Perché se lo finivo col finisher di gruppo prendevamo più soldi. Così invece ne abbiamo presi pochi pochi. Potevamo prendere più di 100. Vabbè, pazienza. È andata così. Kodama. Vabbè. Questi salgono. E perciò li volevo togliere, vedete? Vabbè. Aumenta la chance di fingere paura. Non vedevo l'ora, guarda. Dai, vai su. Mamma mia, quanti cazzo di livelli si è fatto questo? Vabbè, che questi sono quelli che abbiamo evocato, quindi posso anche tranquillamente registrarli. Non è che li abbiamo raccolti, insomma. Allora, sento qualcosa. Sento qualcosa qui. Però non capisco. Sono sicuro che ci sarà qualcosa da fare. Allora, vediamo di qua. Eh no, la sento, ma... Vedete? Come cazzo non si arriva di là, porca vacca! Niente, mi toccherà leggere l'istruzione, voglio provare a farlo da solo. Vedete che qui c'è un cazzo di casino? Non si capisce una mazza. Allora, fatemi vedere se magari andando indietro... riusciamo a farlo da qui. Ok, vai.
Perfetto. Vediamo se qui c'è qualcos'altro. Qui c'è un'altra cosa. Ma qui c'è una safe room. Ma c'è una safe room. Bene, dai. Io non ho ancora trovato la mappa, però, porca vacca. Mi sento strano non trovare una mappa. Di solito troviamo sempre. Dove ho fatto una cacata io, perché adesso ci guardo. Adesso andiamo avanti. Da tutti stare a piedi. Vediamo cosa c'è qui. Tutto questo per passare di qua. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Fatto ciò, posso aprire qua. E siamo andati là. Un'altra porta chiusa. Allora, fatemi capire perché non ci sto capendo. Non è veramente una mazza. Allora, un'altra porta qua. Un momento, percepisco un nemico oltre questa porta. Facciamolo, no? Yes. Potete farcela. Farò del mio bene per l'età. Mi sembra giusto anche. Salve. Beh, da dietro, dai. Quanto dura sarà? Allora, vediamo come si chiama. Regina di mezzanotte. Vediamo un po' questa regina di mezzanotte a cosa è debole. Regina di mezzanotte in realtà si chiama Regina Mab ed è debole al vento. Beh, mi porti a nozze. Ma noi sappiamo già. Devo averla creata, perché sappiamo già tutto. Vabbè. Vento pesante a un nemico, vento pesante a tutti. A medio, vabbè, dai. Va bene lo stesso. E... salve. È stato un vero piacere. Oh, una è sopravvissuta. E beh, facciamo così, no? Eccola qua. Perfetto, 6.000 è la chiave della security, l'abbiamo presa, avete visto? E niente, devo togliere questo Kodama perché sta livellando a dismisura. Va bene. Ah beh, non ha più modo di esistere. Ok, l'abbiamo trovata. Ehi, fatto cadere qualcosa, infatti. Gran bel bottino, forse con questa potremmo aprire finalmente quella porta sbarrata. È una cosa fantastica. Allora, qui c'è una porta. Vai. Perfetto. Nuovo livello. Kodama ancora. Tanto. Quello fatto... Oh, mi è servito anche questo. Vediamo un po'. Danno nucleare pesante a un nemico. Oh, cavoli. A tutti. Nucleare a tutti. Mi sta un po' sul cazzo a tutti. Pesante a un nemico invece va bene. Non sopporto a tutti perché a volte... se troviamo uno che è debole e l'altro che invece non lo è. Eccolo qua. L'abbiamo preso. Ottimo, ottimo. Dicevo, troviamo uno debole e l'altro non lo è. Lo prendiamo nel culo alla grande. Questo non è che mi piaccia molto. Allora, devo capire come da di qua, ok. Di qua, scusate. Devo prendere quella porta che non si apriva. Che però di qua non si va. Devo fare un giro dell'anima. Come cazzo ci vado? Da qua per forza? Sto cercando di capire, ma in realtà non ho capito un cazzo. Mi sono perso. Deve esserci un'entrata da qualche parte. Qui non si può andare. Che è fatto proprio di merda sto pezzo. Allora, fatemi capire. Abbiate pazienza, dai. Lo trovo, eh. Questa è la safe room. Qua. 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 E qua dovremmo poter andare di là. Ok. Ok. Quindi adesso posso fare un cazzo. Ho fatto il giro e basta. Allora. Qua. Poi qua. Dove faccio da qua? Perfetto. Ok. E adesso possiamo andare là. Ottimo. Vai. Magari possiamo usare quella scheda di sicurezza che abbiamo trovato. Vai. È un bel cazzo di casino comunque. Si capisce molto. Oh, beh, questo è il primo, dai. Perfetto. Quindi se noi adesso siamo qui, il primo dice che è il arancione. O rosso, insomma, il colore su quella tonalità lì, insomma. Rosso, rosso, ok. Perfetto. C'è anche rigenerato un po' di mana. Sai,
Perfetto, ci manca solo il verde. Adesso, però, l'importante è che abbiamo già più o meno un'idea di cosa fare. Quindi dobbiamo fare il giro. Dunque, di qua abbiamo fatto tutto. Quindi dobbiamo fare di nuovo il giro da come siamo arrivati. Questa, perché si chiudono queste cazzo di porte? Allora, andiamo di qua. Andiamo di qua. Di qua. Ottimo. Ottimo. Dovrei avere più di tutti i tesori. Dunque, fatemi vedere qua la conformità. Devo andare di qua. Di qua. Saliamo le scale. Andiamo di qua. E questa è l'altra porta da aprire. Perfetto. Non posso aprire da questa. Ah, un'altra. C'è un dispositivo di autentificazione proprio di fianco. Usiamo quella che... Ah, ecco, dicevo che ce ne volevo un'altra. Perfetto. Perfetto, è aperta. Ottimo, ora dovremmo poter passare da qui, Joker. Bene. Voglio vedere, perché qui c'è qualcosa. Gioca. Guardala. Ah, alla faccia della sorveglianza. È come gridare a tutto il mondo che lì dentro è nascosto qualcosa di importante. Sarebbe stupido trascurarlo, ma sarebbe peggio farsi avanti senza precauzioni. Cosa vuoi fare, Joker? Teniamo una tolta, perché io vorrei vedere un attimo cosa c'è qui. Scusate, è una porta aperta. Ah, fatemi capire che facciamo il giro. Può darsi, eh. Però dopo, se non li affrontiamo, io voglio andarci lo stesso. Vedete come sono fatto. Se c'è la possibilità, ci vado lo stesso. Oh, qui c'è un terminale. Dovrei poterlo usare per accedere al database dei clienti. Ok, brighiamoci ad attualizzare con la guardia. Oh, porca troia. Che dici, Joker? Andiamo. Molto bene, lo sconfiggeremo in un attimo. Beh, il fatto che abbiamo preso già le spalle è già una buona cosa, eh. Salve. Oh, spara. Beh, è tutto gratis. Allora, vediamo un pochino chi è lui. Pachiderma benevolo. Il pachiderma benevolo. Fatemi vedere se lo trovo. In realtà è Ganesh. Beh, si vedeva che era lui il figlio di Shiva. È psicocinesi. Ed è... resiste ad attacchi fisici, che in realtà è di mezza. Armi da fuoco, che è di mezza. E vento, che lo assorbe. Beh, meno male che ho letto. Se no facendo una figura da panico. Se di mezzi, riduce di tutti i nemici. Dai, prendiamo questa. Così siamo sicuri che lo prendiamo. Poi... adesso proviamo questo. Fuoco di mezza, vento assorbe. Quindi questo dovrebbe entrare. Perfetto. E fuoco di assorbe. No, fuoco di mezza, vento che assorbe. Di mezza. Però se noi facciamo così solo a uno. Dove il prossimo attacco? Oh, che brutta cosa. Volete metà al fuoco? Così non assorbe più. Non di mezza più. Ok, tu hai detto che sei la psico... cazzo, danno... no, leggero no. Facciamo una roba veramente pesante, dai. Vai. Beh, così decisamente meglio. Non penso che possa parlargli, però tipo fuori soldi. Ma infatti immaginavo, ci ho provato, dai. Ok. Andata. Vediamo quanto ci dà. 5.000 è quasi 1.000. Tessera socio, dai. Oh, su tale è salita. Bene. Il nemico ha lasciato a terra una tessera. Oh, sorega muftekino kado janai. Ah, demo mukime da. Koyu no wa mitoruk da to tsukaenai. Soyu no wa makasero. Va bene. Ush. 登録完了だ. Meghi Tanaka Taro ni shitoita. Taro Tan, Tanaka. Chotto simple sugi ne? Bare ne ka? Ya kakko mo shinryu shita koto mo tokku ni barete ru shi. Demo ma, nen ni wa nen o iretoku ka. Okay. Yoshi, kondo no kaado no gimei wa
ちょっとこって中野松信二だ。あとこの火事の地図は。ああ、けべろ。この角と地図はジョーカーに渡しとく。いらなくなったさっきのカードは、そうだな。黒、ゴミ箱見つけたら捨てとけ。え、どうして僕が？こういう雑用は新入りの役目。やれやれ。お辛い向きに出口だぜ。さっさとずらかろう。 これでもう例のエレベーター使えるんだよね。地図で見ると来た道を戻るよりこのまま進む方が早そうね。先を急ぎましょうか。Sì, però io quelli di fuori li voglio fare. Cosa fai? Allora, già, sì, coca. Però io c'è tanta roba che vorrei fare, la coca qui la voglio aprire, nel senso questi qua ci sono qua, insomma. Salve. Apri la porta. Dove cazzo finiti? Signori, forse di qua? Cosa strana. Intanto apriamo anche questa. Questa viene fatta il giro. Io sono un po' stranito. Fatemi capire. Devo andare di qua. Voglio far tutto, eh. Salve. Oh, si è fatto male? Vabbè, capita. 59. Oh, nobabilité. Oh, ma che tu mi vizi. Danno un oculare pesante a tutti. Danno un oculare medio a tutti. Beh, sostituiamolo col medio, tanti saluti. Con un oculare pesante a un solo nemico. Danno un oculare medio a un solo nemico. Io lo sostituirei. Danno un oculare a tutti. Perché tanto mi interessa più il singolo che il plurale. E quindi sì. Ok. Già, quello è, è disposto a spendere una fortuna. Assicuriamoci che continui a perdere. E gli ospiti ai numeri 48 e 92. E ora che anche loro cominciano a fare perdere forte. A quanto pare è da qui che sorvegliano il casino. Andiamocene prima che ci vedano. Cioè proprio... mi va bene saperlo. Però io vorrei anche finire di esplorare. Scusatemi, Non è sciocco, ci può... Ok, qui abbiamo fatto tutto. Adesso andiamo di là, che c'è un'altra porta che è chiusa. Come la apro questa? Non si apre. Che sia bloccata dalla parte opposta? Come ci arrivo dalla parte opposta? Vabbè, andiamo qua. Ok, salve. A posto. Questa è andata. Qui non c'è niente, che cosa strana. E non si può fare nulla, va bene. Guardate che lo sappiamo. E qui si va. Quindi quella porta lì la possiamo aprire solo dalla parte opposta. Però, vedete che qui c'è un'entrata? Secondo me lì si va. Allora, proviamo a vedere. Perché se no non lo vedo sensato come cosa. Vediamo un po'. Esatto. Vediamo, dai. Magari c'è qualcosa. Infatti... Non aveva molto senso, altrimenti. Salve! Lei è gemelli grigi. Beh, devono essere molto buoni. Io adesso posso aprirla, quindi. Benissimo. Ok. Ma quei due che erano davanti alla porta, dove sono finiti? Ma. Ok, adesso che ho fatto ciò, devo andare di qua. Perfetto. E andiamo qua. Ottimo. Dovrei aver fatto tutto, senza ci siano problemi. Shadow, capisci. Vai. Perfetto. 59. Dovremmo essere a 0. Perfetto. Se no da davanti non lo prendevamo. Se eravamo più di 0. Sopra i 30. Comunque gialli. Allora, qui un'altra porta che si può aprire. E qui un'altra porta dove si può andare. Perfetto. Vai. Ok. Non sembra esserci nient'altro. Andiamo qua. E apriamo. Vai. Ottimo. Mi piace la cosa. Perfetto. Oh, pronto. Dovrò trovare il secondo seme. Oh, siamo di qua. Vediamo un po'. E quindi no, possiamo scendere senza problemi. Che poi senza, no, però io proverei ad andare di qua. Ok. Ah, di qua. Sì che posso andare, ok. A vedere se effettivamente adesso le porte si possono aprire.
giusto per fare uno shortcut, eh? Vai, vai. Non dice però si aprono dall'altra parte. Effettivamente qui non è neanche è anche fatica andarci. Oh, salve. Ecco, è stato un piacere rivederci. Quindi scenderei e a questo punto abbiamo tutto quanto per fare l'ascensore. Adesso guardo un attimo le soluzioni, se ho lasciato dietro qualcosa, arrivo fra un minuto. Prima fatemi ammazzare questi. Salve. Beh, dottora, signorina, è salita. Ma quanto ci dà l'esperienza? 800, però. E qua non mi ricordo dove si andava. Adesso lato lo staff. Ok, guardo e vi dico. Allora, intanto vado un attimo alla safe room, perché se devo fare un teletrasporto, almeno faccio prima da qui. Molto prima, ok. Così salvo e vedo se devo andare da qualche parte. Se devo andare prima di... E una volta andato vi faccio vedere come. Comunque salviamo. E dunque vado un attimo. Aria riservata allo staff. Vediamo se lo trovo. Non l'abbiamo ancora preso. Ok, devo andare ad aria riservata allo staff. Arrivo subito. Bene, ho controllato bene tutto. Non c'era nient'altro da fare. Possiamo andare. Andiamo pure all'ascensore. Vai. E tu... Quindi con la scansione della tessera soci l'ascensore dovrebbe funzionare, giusto? Autentificazione completata. È possibile accedere ai seguenti piani. Il piano standard e il piano riservato ai soci. Non ha detto nulla della direzione. I piani a cui possiamo accedere sono limitati dalla classifica del giocatore. Per ora il piano riservato ai soci è il più alto a cui abbiamo accesso. Non è possibile modificare i dati della tessera, è diversa da tutto ciò che ho visto finora. Quindi non possiamo raggiungere subito la direzione. In tal caso, che facciamo? La prima mossa è cercare di salire. Comunque, non abbiamo altro da fare su questo piano. Seleziona il piano desiderato. Andiamo al piano riservato ai soci, c'è solo quello, e quindi fatto. E qua ci sarà un bel casino. Comunque c'è anche una safe room qui vicino, dai. Oh. Onezza. Hai fatto un puttanone. Salve signora. Ikinari oppajime otte ka? Si è vestita molto... Sì. Ise. Hanashi ga hae. Avevo detto cosce. ナンバーワンプレイヤーでもある。今のあなたたちには私とたたかう資格さえないんだから。見下されたものだな。どうしてもお手合わせ願いたいと言ったら。ナンバーワンになるために私は勝ち続けてきたの。 相手してもらいたいのならあなたたちも勝ち続けてみせなさい。勝ち続けるって。ここがカジノってことがその答えなんだろう。そういうこと。勝ち続ける自信ある？油断してると足元すくうよ。 期待しないで待っててあげる。 今までのやつとは勝手が違うな。力じゃなくて策で来るタイプか。上に移動してる。まさかパレスまで来てギャンブルをする羽目になるとは。 こんな本格的なのやったことないよ。みんなは？思ったより時間取られそうだぜ。遊んでる暇ねえのによ。大丈夫、僕に任せて。できるの？勝ち方は心得てるからね。 とにかく早く改心させてあげないと。これ以上無茶をすれば
出世どころじゃない。検事としての評判を落とすことにもなる。サエさんは昔からこうではなかったんだろう。お姉ちゃんが正義を見失ってしまったのはきっと欲望が歪んだせい。それってパレスができたきっかけってこと？お父さんが死んだことと関係してると思う。お姉ちゃん全部一人で抱えてしまって、生活費を稼ぐことや男社会での出世、そして正義とは何か、それらが重みになって心を歪ませてしまったのかもしれない。悪いけど感傷に浸る時間はないよ。時間をかければ僕らに不利な情報が集まるし、警察の捜査だって進展してしまう。一日も早くこのパレスを攻略してしまわないと。自分のところまで来てみろなんて言うくらいだ。お宝は多分支配人の新島が根城にしてる場所にあるんだろう。何はともあれそこまでたどり着かなくちゃな。Sarà un bel casino. Facciamo il punto della situazione. Cosa dobbiamo fare di preciso? È piuttosto chiaro. Dobbiamo giocare e vincere al casino. I clienti sono divisi su vari piani in base al rango delle loro giocate. Per accedere ai piani alti dobbiamo far crescere il nostro rango. E quindi dobbiamo vincere e conquistare il diritto a salire. Come ho già detto, in base al rango si utilizza una tessera socio differente. Dovremmo ottenere una tessera per il piano delle puntate alte, qui da qualche parte. Sul serio? Oh, che palle! Perché non facciamo un giro in questo piano? È un buon metodo per ottenere informazioni. Oh, porca vacca. Beh, tanto io ne approfitterei. C'è tanta bella roba. Ok. Non devo parlare con nessuno. Però se non devo parlare con nessuno va anche meglio. Vediamo un po'. Qui c'è qualcosa. Perfetto. E qua sì. Una safe room. Salve, signora safe room. Siccome non c'è male di farti da capo, risalverei. Cosa dite? Che è meglio. Siete quieto. Lo so che la cosa è aperta. E fa a posto. Bene, bene. Andiamo qui. Via. E vediamo un po'. C'è qualcos'altro qui? No. C'è qualcos'altro qui? Sì. Oh, porca vacca, non mi piace più un cazzo sta cosa. Scatola regalo. Leggo le soluzioni perché mi sa che è meglio. E mi sa che dobbiamo anche parlare. Ok, dobbiamo semplicemente prima di tutto parlare con lui. Benvenuti al piano riservato ai soci. Sapevamo che sareste venuti. Sta andando tutto secondo il suo piano. Non posso fare a meno di sentirmi manipolato. Per prima cosa voglio offrirvi un dono di benvenuto. 1000. C'è, le sta regalando? Forse serve a mostrare sicurezza. A quanto pare non ha la minima intenzione di perdere. Ora, a sinistra del bancone c'è l'area dadi, mentre a destra ci sono le slot. Visitate pure l'area che più vi aggrada. Crediamo tuttavia che l'area dadi sia più in linea con le esigenze dei principianti. Inoltre, questa è la mappa del piano riservato ai soci. Vi preghiamo di accettarla. Beh, è già qualcosa. Quindi sarebbe meglio iniziare con il gioco dei dadi, giusto? Ah, un'altra cosa. Ah, questo banco, ma questo bancone, le monete del casinò possono essere scambiate con dei premi. È un servizio che potrete sfruttare in qualsiasi momento. Premi? Cosa si può vincere? Il premio più ambito è la tessera socio per accedere al piano delle puntate alte. Tuttavia, per il prezzo per ottenerla è di 50 milioni di monete, sua suocera. No, 50.000. L'ho detto 50.000. Scusate, non so leggere più. 50.000, dai, è abbastanza accettabile. Capisco. Quindi ci mancano 49.000. Beh, siamo vicini, dai. Credo che il piano di Sea sia chiaro. Okay. Vuole che conquistiamo la tessera vincendo monete al casinò. Ma è assurdo. 50.000 monete. Se necessario, offriamo prestiti fino all'equivalente della cifra presente sulla tessera. Meglio di no. Dovere del denaro a un casino assurdo nella testa di qualcuno è spaventoso. Beh, restando qui impalati non concluderemo nulla. Voglio andare al gioco dei dadi.
A dire il vero, ti dispiace se prima facciamo due chiacchiere? Ho in mente una cosa. Daddy e Slot Machine. Non mi sorprenderebbe scoprire che sono in qualche modo truccati. Pensi che sia... che stia barando? Ricordo che nel mondo reale questo è un tribunale per Seiya-san vincere e qui è un punto d'onore. Inoltre, in Giappone gli imputati vengono condannati nel 99,9% dei casi. La vittoria è un'utopia. Cosa? Una percentuale del genere è davvero possibile? Sono tutti verdetti corretti? No, anche gli investigatori sono esseri umani dopo tutto. Allora... non sei la prima a notare che il sistema è falsato. Pochissimi hanno la meglio sulla pubblica accusa. Per questo le notizie di accusa false fanno scalpore. Sono terribilmente rare. Ma essere arrestati anche se innocenti è una puttanata colossale. Esatto, e se non ci sbrighiamo i ladri fantasma subiranno lo stesso destino. Vinceremo costi quel che costi. E vediamo cosa fare. Dove andare alla porta sud-est... quindi sud vabbè, est e destra, quindi se sbagliamo, per prendere il 100 monete di regalo qui. Ok, 100 monete. Poi dai. Ci sarà da divertirsi. Adesso andiamo qua di Dadi e vediamo. Quindi questa è l'area Dadi. Che posto detestabile. Già, immagino. Ma non è così che lo descriverebbe un normale studente. Comunque dovremmo procedere. Allora, qui dobbiamo prendere e altre monete. Allora, poi prendiamo questo. Perfetto. Vediamo se c'è altro. Vediamo quanta roba c'è. Bla 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 bla. Sa 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 sa. Ok. Vai. Perfetto. Altre monete. Devo fare il giro per forza. Vai. Perfetto. Poi qua. Vai. Allora, dobbiamo passare su un coso, come si chiama? Oh, salve. Perfetto, un buco. Eccolo qui. Vai. Sembra condurre da qualche parte, diamo un'occhiata. Perfetto. Ah, automatico così. È la stanza privata. Molto comodo, no? Comunque, secondo quanto dice Crowe, tutti i giochi di questo posto sono truccati. Oh, allora li prenderemo con le mani nel sacco. Facile, su, diamoci da fare. Ok, allora, qui siamo venuti. Da qui non possiamo fare un cazzo. Beh, io penso che, credo che ci sia poco da dire. Allora, fatemi vedere di non fare una cacata. Oh, qui cominciano ad essere forti. Che brutta cosa. Mi serve un altro livello, quindi. Porca troia. Vai. Pensavo di farlo tutto quanto senza problemi. Quanto pare ci siamo un altro livello. Salve, Shino Ganesh. Lei però mi dà da pensare. No, questo, dai. Dammelo quello potente. Vediamo un po'. Pesante, dai. Ok. Perfetto. Vai. Mi dai quello leggero. Cosa faccio con quello leggero? Ah, è morto? Spero che ci dia parecchio. 5000. Quanto manca il gioco per salire? Fatemi vedere, va, perché non voglio fare oddio, 3000 non è tantissimo. Allora, fatemi capire. Che cazzo, allora sono venuto. Sono venuto da qua. Ok, fatti vedere cosa c'è qui di bello. Sembrerebbe niente. E qui si sale. Ok, questa posso fare. E qui c'è. Oh, finalmente qualcuno sale. E qui c'è la possibilità di prendere qualcosa. Lo sento. Lo sento chiaro. Quindi è qui vicino. Ok, andiamo qua. Perfetto. C'è nessun altro? Ok. Andiamo qua. Ottimo. Qua. Ottimo. Qua. Non c'è un cazzo. Vabbè, è l'importante che abbiamo preso. Qui non c'è niente da fare. Quindi possiamo andare via. Che bello. Però qui c'è da scendere.
Io devo prendere assolutamente la parte che non ho fatto, perché sennò. A parte che c'è ancora una. Sento che c'è uno scrigno qua da queste parti, quindi dobbiamo per forza prendere, a meno che non sia appunto quello che penso io, ma no, adesso non lo dico ancora. Allora, vediamo un po'. Sì, 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 top. Perfetto. Fatto ciò, c'è questo. Che male che abbiamo la mappa, dai, perché qui si può salire, lo vedo. Però prima di farlo, voglio capire cosa c'è qui. Oh, salve. Finalmente, vai Aprot. Vediamo cosa c'è di buono. Tira pugni da... È meglio? Fai pure. Prego. È stato un piacere. E quindi qua facciamo quello che pensavo, no? A parte che qui si può andare. Ho completato sto pezzo. Però io avevo visto che c'era la possibilità di salire con il... Cos'è che l'avevo visto, scusate? Ah, lì, qui, ok. Non la vedevo. Ci devo fare. Ok, vai. Oh. Come mi piace sta cosa. Vai con l'imboscata. Vai. Questo è potente. Sento la potenza scorrere in lui. Salve. Oh. Ma tu mi vizi. Cosa mi hai detto? Oh. Solo cose brutte a quanto pare. Vediamo come ti chiami te. Ti chiami Pavida qualcosa. Arrivo. A quanto pare non è debole a niente questa brutta cosa. Vabbè, proviamo con un attacco fisico. Magari abbiamo una fortuna, no? Non è fatto niente. Riduci per tettuni a tutti i nemici, vai. Bene, così almeno posso provare. Se mi viene un critico. Oh, arrivato! Oh, questa sì che è viziare. Eccoci qua. Perfetto. Ottimo. Vabbè, non c'è problema. Ecco, adesso sì, c'è problema. Porca troia, quanti cazzo di attacchi fai, mica stronza. Oh, grazie Futaba. Attacco del gruppo aumentato, tutti quanti sono i coglioniti. Ok, vai. Lo so. E se n'è andato. Ale, meno male. Sento che prima sarebbe stato più utile. Vabbè, facciamo così. E tanti saluti. Perfetto, sono piacere. Andata. Veste sporche. Vabbè, tanto ne abbiamo così poche. Oh, finalmente un altro livellino. Ci voleva proprio. Adesso fatto ciò. Che però c'era per andare qui. Vediamo, dimmi che c'è qualcosa di buono. Questo. Questo. Che non mi dispiace. E sì, abbiamo trovato un altro scrigno. Ottimo. Benissimo. Roccia nera. Beh, ne abbiamo così poche. Vediamo cosa c'è qui. Cazzo. Vai. Devo recuperare un po' di energia. E siamo appunto da capo. Ah, ma tanto... Cioè, non è che c'è cosa da fare. Va bene, proviamo qualcosa di pesante. Allora, facciamo... più tutti un alleato, tutti gli alleati, vai. Non si sa mai. E sperando che non ci arrivi un altro lo status... vagatante. E questo c'è quel problemino lì. Dai, fatto sì. A lei mi piace proprio quando fa queste cose. Perfetto. Però vediamo se questo diventa lo status. È entrato? No, peccato. Ok, mi ha mancato il gioco. Va bene. È resistito, ottimo. E vai. Perfetto. Così nessuno è scappato e siamo tutti felici. Vestito ho fatto le sporco. Benissimo, benissimo, benissimo. Ti piace? Ok.
Oh cazzo. Ok. Arrivo, signore. Scusi, sa. Devo pensare. Oh, ma quanto è bello livellare. Allora, qui ritorniamo là. E mi va bene, per carità. Dunque, abbiamo fatto un giro da panico. E qui c'è una stanza da panico. Vai. Cazzo. Sembra impossibile aprirla. Secondo voi è bloccata dall'altro lato? Quale altro lato? Devo capire. Che probabilmente qui c'è. Oh, che bella cosa. Perfetto. Fantastico. Quanti belli cose. Oh, replica d'arma. Adesso che cazzo è questa replica d'arma? Equipaggio Mont. Sono sicuro che è per la mia. Replica d'arma. Quante cazzo di pistole c'ho? Va bene. Sono tutte modificate. Quante cazzo le ho prese queste pistole? Vabbè. Comunque sia. La trasmutazione, va benissimo. Queste sono buone. Finalmente possiamo aprire. Vai. Data. Mi sei piaciuto, quindi possiamo aprire tranquillamente. Poi, cos'altro ci manca? Quella porta lì. Salve signor, mi scusi, sa. Niente di personale, 7000, però dai, cominciamo. Sì, abbiamo usato molti spiccioli, però va bene lo stesso. Vai. Questo è uno stronzo. Che livello devo avere per riuscire a farli senza problemi, questi? Ci detti a loro. Vaffanculo. Ma Shadow ga iru yo. Dou suru? È molto forte, dite? Bah, mi sembra una cacata. Allora, proviamo così. Vai. Shoutai o misero. Quanto ci sarà? Oh, Ganesh. Oh. Sì. Però a me mi interesserebbe vedere questo. Debole al... Ok, mi va bene. Quindi se facciamo così. Bufu. Vai. Che è successo? Oh, ma certo. Porca vacca. Ma che è successo mai? Ma perché vacca, abbiamo fatto una roba da panico qua. Vabbè. Cavoli. Oh, mi dispiace tanto. Fuori soldi. 10.000. Mi sei piaciuto, lo sapete? Puoi fare di meglio. 20.000. Puoi fare di meglio. Non lo voglio far scappare perché sennò non mi dà l'esperienza. Ma a un certo punto smetterai di darmi i soldi? Oh. Signorina, sarei qui. Ma lei c'ha un pettine molto bello, sa? Che cazzo gli ha fatto? Resistenza psicologica. Ok, quindi qua. Qua facciamo. Andiamo così? Vai! Dovevo morire lo stesso. Ah, l'abbiamo curato. Beh, fa piacere. Mi è solito incoglionito. Vabbè. Vai. Perfetto. Mi va bene lo stesso. Signorina, che sta facendo? Proviamo a fare una roba del genere. Però gli ho dato una botta da panico. Adesso dobbiamo prendere un bel po' di soldi. 44.000. Oh, ambra grigia. Perfetto. Ma allora è Pasqua oggi. Non è neanche Natale. Beh, ce l'abbiamo fatta, che dire. Allora, andiamo a fare diverse cose. Qui c'è una safe room e mi piace molto la cosa. Così possiamo salvare. Possiamo metterci un attimo a posto. Possiamo curarci. Perfetto. Adesso salviamo. Benissimo. Dai. Non sta andando male. Poteva andare meglio, poteva andare anche peggio. Allora, vediamo un po' cosa ci manca qua, visto che tanto la mappa ce l'abbiamo. Allora, c'è una stanza qua. E l'apriamo. Qui c'è qualcosa. Non è che c'è qualcuno anche là, chissà mai. Perfetto, non è che qui si sale, no? Non si fa un cazzo. Sembra tipo una sala server. Salve. Ok, io andrei via. Poi, fatto ciò... Dove fatto tutto, tranne quelle scale. Che devo fare... Cosa per riuscire ad arrivarci?
si... Ah, non ci sono, che sono chiuse. Ok, mi va anche bene. Allora, vediamo un po'. Da qua, dov'è il mouse? Siamo entrati. Io direi di... Sì, penso, credo che la soluzione migliore sia questa. Vediamo un po'. Salve. Perfetto. Ecco, dammi. Ma che cazzo mi hai dato? Ma porca vacca. Dammi qualcuno di buono, no? Se carità, sono tutte nostre, eh? Non è che io le ho trovate, le ho raccolte. Ok. Questo potrebbe essere interessante. Però prima... porca troia, niente. Facciamo così, ma... Vediamo un po'. Oh. Interessante. Tanto prendiamo questa. Che male non fa. E poi andiamo da questo stronzone. Brutto buttone. Okay. Vai. E vediamo come fare. Ah, tanto lei non ha... Allora... Non mi ricordo più, scusate. Ah, quello lo blocca. Proviamo questo. Niente, non è andata male. No, potrebbe andare anche bene. Vai. E qui proviamo a fare così, sperando che ce la faccia. No, non ce l'ha, è andata male. Ok, vabbè, siamo a metà, dai. Tecnico. Oh, è entrato un qualcosa. Grande, così mi sei piaciuta. È stato un piacere, arrivederci, eh. Perfetto, così prendiamo anche più soldi. 8.600, vabbè, non è tanto, però intanto sono livellati. Ok, questa mi è piaciuta in modo particolare. Sala, bene. Perfetto. E qui ha fatto il giro, giusto? Oh, ma tutto ciò è fantastico. Abbiamo fatto tutto. Sono abbastanza soddisfatto, devo ammetterlo. Ok, andiamo giù qua. E adesso c'era rimasto da fare cosa? Qua. Cioè, abbiamo fatto tutto. Sì. Quindi mi sono già perso. No, sicuramente è qua che dovevamo andare. No, però di qua torniamo indietro. Quindi è qua. Andiamo di qua. E si esce da dove? Si va giù. Ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Ok. Togismase. Ho fatto il giro? Può essere. Secondo me ho fatto il giro. Però il problema è che devo andare qua. Probabilmente. Allora, per andare qua, che spero non sia il punto dove siamo venuti, perché sennò ho fatto una bella figura di merda. Che secondo me sicuramente sarà così. Sì, da qui siamo venuti. Quindi sto pensando, secondo me dobbiamo uscire di qui. Così a naso. Adesso ci provo e vediamo. Tanto abbiamo liberato tutto, non c'è problema. Devo fare un giro per salire le scale, ok. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di giù. Perfetto. Qui ce n'è uno. Questo dobbiamo ammazzarlo. Purtroppo. Vai! Perfetto. E vediamo chi è. Sarà Ganesh, dai, chi vuole che sia. Immagino. Vabbè, tu sei debole a questo, vabbè, va anche bene. Allora, siccome non lo ammazziamo... no, non voglio parlare. Se rompessi la riga... E facessi semplicemente così. Così lo ammazzo dopo. Oh, c'è mai quanto gli ho tolto. Perfetto. Ottimo. Ah, dai, che baccato. Complimentoni, è stato bravo lei. E niente, l'ho ucciso, pazienza.
Volevo provare a fare l'attacco finale, prendere più soldi. Ma va bene lo stesso. L'esperienza è sempre quella, non cambia. Allora. Sto pensando. Perché come, siccome riesco a prendermi sempre ovunque, vado un attimo qua a salvare. Ok. Sì, dai, non rompermi sempre le palle. Ok, e adesso possiamo uscire. Nel caso mi sbaglio, mi carico. E che devo fare? Più di così. Vediamo un po'. Ho fatto il giro da qua. Di qua, scusate. Ok, tanto abbiamo ammazzato. Abbiamo. No, questa, ho sbagliato. Abbiamo ammazzato tutti. Il problema non dovrebbe esserci. Ok. Andiamo di qua. E possiamo uscire. Di qua. Ok, dove hai fatto il 100%? Dai, andiamo avanti e vediamo dove si va. Oh, un nuovo posto, ovviamente. Allora. Interessante. Vediamo tutto. E che qui c'è qualcuno? C'è qualcosa. E qui si potrà aprire. Perfetto. Ottimo. E questo porta fuori, secondo me. Esatto, ok. Poi, qua c'è qualcosa che si arriva da qua. Fatti vedere. Oh, salve! Lei mi dà lo zaffiro. Beh, sarà sicuramente buono da vendere. Porca troia, sei forte. Come sospettavo, ora i calcoli per le manipolazioni sono visibili sul monitor. Quindi è quella la sala di controllo che, che imbrogliano? Che facciamo, Joker? Ma che domande mi fai? Molto bene, muoviamoci. Beh, abbiamo fatto anche il colpo di... Come si chiama? Insomma, quello. Oh, porca vacca. Piombo. Siete deboli, vero voi? Neanche tanto, però dai, un pochino di botte. Allora, tu sei uno stronzo. Ti chiami Generalo Necromante. Vediamo se sto Generalo Necromante riesco a vederlo da qua. Generalo Necromante, in realtà è Neribos. Ed è debole al sacro. Perfetto. Sacro pesanto. Ti farei male, ma tanto tanto, Eccolo qui. Oh, mi dispiace tanto, signore. Posso dare una mano? Oh, abbiamo anche vinto. Beh, è andata più che bene. 20.000. Però, di tutto rispetto. Assurdo che ci sia un posto del genere qui dentro. Mia sorella vuole vincere ad ogni costo. Forza, blocchiamo la manipolazione. Un momento. C'è... un'idea di cui vorrei parlarvi. Cosa vuole? Dai, hanashite. Tettori bayai hōhō o omoitsuita. Coin o zenbu morau. Zenbu? Koko no ka? Dekiru no? Kachikata wa wakatteru kara ne. Ah, ho capito. Sei in grado di farlo? Aspetta, è il lavoro perfetto per me. Sarà una passeggiata. Non mi piace l'idea di imbrogliare. Le probabilità sono tutte contro di noi. Con i metodi tradizionali non possiamo vincere. E non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo. Hai ragione. L'obiettivo è il risveglio del cuore di mia sorella. Mi dispiace di averlo chiedere, ma posso... approfittare ancora della tua abilità Oracle. Contaci, ma ehi, per essere un po'... per essere uno snob, dai fin troppi ordini. Ok, sto manipolando una sala a nostro favore, come ha detto Crow. Le altre sale dovrebbero essere tornate al gioco d'azzardo tradizionale. Comunque, ho segnato sulla mappa la nostra stanza speciale. Assicuratevi di usare quella. Perfetto, ora buttiamoci nella mischia. Allora, dovrei aver fatto tutto. Fatemi capire come faccio. Andare là. Dovrei fare il giro da qua. Quindi da qua. Dopo abbiamo accesso alle altre stanze. Ok, tutto chiaro. Tu mi hai segnato quale devo entrare. Quindi andiamo di qua. E entriamo in questa.
è anche già aperta. Giochiamo. Benvenuti alla Sala Dadi. Godetevi questo semplice gioco in cui indovinare il totale che uscirà dal lancio dei tre dadi. Con una previsione corretta si raddoppia la puntata, mentre con tre dadi uguali si triplica. Con 3-6 invece si ottiene la vittoria perfetta. La posta iniziale, a prescindere dalla sua entità, viene moltiplicata per 5. La base per un gioco è una partita. Che cazzo ha detto? Wow, che sorpresa! È in corso la promozione speciale Soldi Facili. Quota di partecipazione e vincita sono 5 volte la norma, massimo 4 partite a chi vince. Gioca. Non vi preoccupate, vinceremo di sicuro. Si gioca con 125 monete. Volete fare una partita? Gioca. Bene, dichiarate il totale che uscirà al lancio dei tre dadi. Dice che vinceremo sicuro. Io lo provo. Win. Splendido, una vittoria perfetta. Avete vinto 625 monete. Vuole continuare a giocare? Certo. Eccellente, signore. Prego, dichiari il prossimo totale. Facciamo così. Vinto. Oh, cielo, un'altra vittoria perfetta. Avete vinto 625 monete. Vuole giocare e continuare a giocare? Puoi scommetterci. In tal caso, prego, dichiarate il vostro... la maletta dura ancora molto. Oh, cavoli. Che vittoria... Cosa? Un'altra vittoria? Avete vinto 625 monete. Possiamo giocare ancora, giusto? Vogliamo continuare la serie. Prego. Così ci mettiamo tutta la vita, però, arrivare a 50.000. 4 vittorie perfette di seguito, ma è impossibile... Magico! Porca vacca! In un istante abbiamo guadagnato una fortuna. Ma se sei 3.500, abbiamo quello che ci serve. La prossima mossa dipende da te, Joker. Credo che qui avessimo finito. Vuoi andare da qualche altra parte? Ok, e io che cazzo devo fare adesso? Ok, guardo la guida e vi dico. Bene, a quanto pare abbiamo finito. Dunque, però c'è ancora da fare una cosa. Allora, queste sono tutte sale che non possiamo farci niente. Questa è apri porta per uscire. Fatti vedere. Ah, ok. A posto, provate a capirci. Poi fatti vedere altro. Queste sono quelle cose lì, ok. Tutto chiaro. Queste di qua, ok. E adesso dovremmo tornare dal tipo a parlargli. Allora, dov'è il tipo già? Il tipo, adesso vi ricorderò dov'è il tipo. Qui si va, lobby del piano, si batte i soci. Dovremmo andare qui, però prima volevo salvare, ma non ce n'è bisogno. Ok, andiamo qui, lobby di si batte ai soci. Wow, abbiamo vinto un sacco, è stato divertente, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Potrebbe non bastare ancora. Vuoi ripulire questo posto fino all'ultima moneta? Ah, scherzavo, però non sarebbe male avere qualche moneta in più, no? Aspettate, aspetta qui, Skull. Vorrei che tu venissi con me. Perché io? Perché la moneta... Perché la mente sono io, non ti pare? Oh, certo. Ora vedremo di che pasta è fatto. Yutori datta na. Sugoi yo ne, mahou mitai. Watashi... Oh, porca vacca! Avete messo 6.500 monete. Ci hai mancato ancora parecchio. Ci manca ancora parecchio per raggiungere l'obiettivo. Su, andiamo alle slot machine. Ah beh, ci ha già detto lui cosa fare. Io sono anche contento. Alle slot machine. Secondo me devo uscire. Allora, questo qui, lobby riservato ai soci.
Ok. Quindi se posso andare alla safe room a salvare, che è ora, e vediamo un po' se riesco a parlare con tipo. Oh, scusate, vai. Ok. Abbiamo 6 minuti, quindi dove? Non è male, dai. Tipo top del cat vitale. Vabbè. Eccolo, queste... Oh, possiamo anche comprare queste. Divide del tutto gli HP, gli SP di tutti gli alleati. Quanti ne prenderei di queste? Però non possiamo fare. Allora, dunque, la slot machine. Penso sia questa il posto. Perfetto, un altro po' di... Guardare 50. Ci arriva, dammi tempo. Vediamo cosa fare, no? Benvenuti nella sala slot. L'obiettivo del gioco è ottenere combinazioni corrispondenti sulle ruote girevoli. Siamo qui per fare i soldi, non per i giochetti. Lo so benissimo. A dire la verità, ho avuto il permesso di uccidervi tutti. Beh, è stato molto carino dircelo così. Ma porca vacca. E tu saresti... Uno stronzo. Allora, vediamo. Avvoltoio avvocante. Avvocante. Allora, un attimo solo che ci guardo bene. Sto avvoltoio avvocante. Vediamo un po'. Avvoltoio. Avvoltoio. E in realtà si chiama Giata Yu. Mamma mia, che brutto. È il debole al nucolaro. Beh, se sei debole al nucolaro, io cerco un nucolaro. Vediamo un po'. Nucolaro. Deve averne uno. Danno un colore medio. Non è qualcosa di più potente? Vediamo un po'. Danno un colore. Beh, io direi che lei ha vinto. Salve signora, arrivederci, eh. Ecco qua. Ma si è fatto male? Vabbè, può capitare. Non vinceremo, però non gli facciamo molto danno. Ok, abbiamo vinto. 9.000 di denaro e 3.900 di esperienza. E Ananta, tutti gli assorti. Potenza di abilità nucolari del 25%, per carità, però già c'ho poca roba qua. Ci togliamo anche questo. Disperazione. Vabbè, disperazione, possiamo anche toglierlo, va. E siamo a posto. Questo non sale più. Cioè, sale ma non è così. Pare che queste interferenze siano inevitabili. Non dobbiamo abbassare la guardia. Un momento, ma perché gli ospiti non hanno reagito alla battaglia? Probabile che sia percepisca così le altre persone del tribunale. Forse per come le vede lei, a loro importa solo di vincere e non si curano dei bisogni degli altri. È una reazione diversa da quelle che abbiamo riscontrato al piano inferiore. Chissà, forse è una tendenza che si amplifica man mano che si sale nel sistema giudiziario. Può essere. Comunque, adesso possiamo accedere liberamente alla slot. Diamo un'occhiata. Certo, dubito che in questo casino Truffaldino ci attendi combinazioni leali. Chissà perché. Allora, io lo esplorerei. Oh. Cocchio! Che numero assurdo di slot, eh? Penso che siano tutte truccate. Non vinceremo mai niente. Allora, dobbiamo sistemare la cosa. Credo che sia meglio esaminare più a fondo l'area slot. I casinò tengono le slot con i limiti più alti nel retro. Visto che vogliamo neutralizzare i loro trucchi, non sarebbe meglio farlo su quelle? Sembra sempre se riusciremo a risolvere il problema. Confido nella vostra abilità. Va bene, andiamo a cercare quelle bella slot machine. Io intanto volevo prendere questo. Meglio di niente, sicuramente è. Poi vediamo un po' cosa possiamo fare. Qui mi ricordavo che qui c'era qualcosa in effetti. Allora. E qui si va. Però qui non c'è niente. Era fatto cacare, ma chi cazzo era? Oh porca troia! Ma chi cazzo si aspettava una roba di... ma signori! Mi ha fatto cacomare in mano. Vabbè. Allora, non è che questi qua sono... questa sorte. Che brutta storia. Vabbè, va bene lo stesso, nel senso che tanti gli altri due prendono. Quello sobe solo, non è che riflette. Tanto è pieno. Cosa posso dire più di quello?
Eccolo lì. Ok. Farebbe così, tanto quello non assorbe. È stato bello. Parecchio. Staffetta. Vai, tecnico. Mi piace quando fa tecnico. Aspettate, ho sbagliato. Vai così. Sai, vai. Quanto gli ho fatto. Tecnico al massimo. Ma signori, siete un po' stronzi, eh. Ok. Va bene. Vediamo un po', vai. Buffo, vai. Dai, ma è da merda far così. Vabbè. Tanto queste sono andate. E qua facciamo così, dai, sono alla fine. Ah, resistito. Garu? No, troppo forte. Allora, vediamo qualcosa che faccia a tutti. Vai con lui. Bipolare. A tutti. Non c'è niente che faccia a tutti? Niente. Non voglio usare la magia quando faccio così. Dai, tanto è morto. Oh, 400. Perfetto. È andata. Quanta bella roba mi ha dato. C'è lui che sale, mi frega un cazzo. Vabbè, fatto ciò, stiamo più attenti a questo punto. Oh, tutti gli oggetti reperibili nel metaverso sono stati ripristinati. Tutti? Cioè, quindi io ritorno indietro, c'è ancora tutta la roba. Devo capire che cazzo vuol dire sta roba. Che cos'è? Ah, quello è un terminalo. Puoi smanettarci per capire che fanno, come fanno a invogliare Oracle? Beh, stand by. E in pratica lo devo attivare a distanza da un terminale principale che si trova altrove. Quindi senza accedere alla hub principale è del tutto inutile. Oh beh, per ora memorizziamo questo posto. Certo, io me lo ricorderò sicuro. Ecco la memoria che ho, sicuro. Allora, io volevo anche vedere un attimo qua se c'è qualcosa di buono, perché qui c'è tanta di roba. Allora, facciamo così, andiamo qui un attimo e vediamo dove andiamo da qua. Giusto per, così almeno facciamo una zona che non abbiamo fatto. Mi sembra che è giusto, no? Ok, e qua siamo finalmente qua. Voi direte, cazzo, si è arrivato. Oh, ho aperto uno shortcut. Ma come, non si apre da qua, porca vacca, c'è il coso. Come fanno che sia qua? E chiuso dovremmo? Dall'altra parte. Ah, vabbè. C'è un scrigno importante lì, lo sento. Vabbè, faremo dall'altra parte, che vi devo dire. Spero di capire come. Ok. Scendi giù. E quindi, in teoria, qua... Io scommetto che qua non c'è un cazzo, dai. Infatti. Vabbè, capirò come fare. L'importante è che capisca. Quindi andiamo. Vediamo bene. Vedete qua, ci sono tanti porti, ma non ci fa accedere. E qua si va. Non si va perché è tutto chiuso, ok. Andiamo. Ok, queste si possono uccidere all'instant. E mi dai anche esperienza, così se magari saliamo è anche meglio. Poi qui facciamo così, mi fa piacere. Qui si può salire e qui si può andare. Allora, il pro di andare qui per fare un'imboscata può essere. Va bene, potete saperlo. Andiamo qua. E qua non c'è niente. Qua sì. Qua li togliamo dalle palle. 10.000 mi ha dato, però. Qua si apre. E qui niente. Ok, abbiamo capito. Come previsto. Ok, non c'è problema. Importante saperlo. Allora. Gioca. Allora, ci sono due posti. Voglio capire, perché insomma mi piace anche capire le cose. Io so che sono noioso, però se a me piace capirle, piace capirle. Azione. Ok.
E questo è l'altro terminale, perfetto. Quello è un terminale. Puoi smanettarci per capire come fare Oracle. Bene, stand by. Beh, questo è un atto che abbiamo memorizzato, va bene. Quando sarà il momento, almeno sappiamo dove sono, no? Qua non si può andare. Sì che si può andare. E qua si può andare, perfetto. Oh, la porta che dovevamo aprire, meno male, dai, ce l'ho fatta. Perfetto. Sono contento, dai, sembra quello di poco, però l'esplorazione aiuta parecchio, eh. E sto facendo senza istruzioni, senza soluzioni. E quindi qui abbiamo aperto. Ottimo. Quindi adesso apro, per carità. Però continuo un attimo di qua per voglio capire. Come fare, vai. Di qua. E quindi adesso saliamo le scale per proseguire. Vediamo un po'. Sto cercando di capire. Forse di qua. Di qua. Di qua. Di qua. E non si va. Non si va. Per ora sembra che non si può. Allora, devo aver cannato qualcosa. Allora, vediamo. Se ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato qualcosa. Qui non c'è niente. No, scusate, ho sbagliato. Quindi saliamo di qua. A meno che qua non si vada, ma non penso. Vediamo cosa che ho sbagliato. Ho detto questo tolgo, se non mi sta sui marroni. Qua abbiamo detto che siamo andati e non c'è l'entrata perché abbiamo detto la camera dei deputati lì. Qua non si scendeva e basta. Ah, beh, qui giusto. Ok. Perfetto. Andata. Adesso vediamo come fare. Ok, ho forse un po' capito. Ci ho pazienza con me. Ok, vai. Quindi questa è la zona nuova. Ho fatto cacare in mano. Oh, ma tu mi vizi. Questa quale sarà? Perfetto. Questo dovrebbe essere il verde? Sì, siamo in fila. Benissimo. Ottimo. Stiamo andando alla grande, dai. Perfetto, generato. E qua facciamo questo. Vabbè, io ci vado subito. Che discorsi? Eccolo qui. E adesso? E adesso qua facciamo così. Grazie, molto gentile. E qua facciamo così, perfetto. Quindi io in teoria potrei scendere. Sì. Ma per far cosa? Siamo arrivati qua. Apri porta. No, mi è tutto resettato così. Porca vacca! Guardate quante slot machine! Questa deve essere la slot principale per la sala principale per le slot. Wow, quella laggiù è enorme! Andiamo a fare una giocata. Aspetta un attimo, fammi finire di esplorare, no? Ma porca di quella vacca. Vabbè che questi sono tutti abbastanza. Ok. Ed ecco l'altro. È terminale, quindi è la stessa cosa, no? Quindi senza accedere al lab non possiamo fare. Imparate che me lo segni, così me lo so. E qua possiamo fare qualcosa, giusto? Aspetta, lo shot. Oddio, si l'ho dato. Ok. Quindi shortcut. Questo è già buono, vedete? Andavo avanti senza farlo. Vediamo un po'. Salve. Scusi. È stato un piacere. Arrivederci, ti saluti la signora. E qua c'è ancora un altro posto da vedere. Mamma porca vacca! Non me ne ero accorto che quel signore era. Salve! E niente. Non posso fare molto, purtroppo. Mi ha seguito tantissimo. Ma che è successo quello lì che sta dormendo? Ma porca vacca! Vai. Perfetto. Beh, che dire. Allora, uno assorbe, non mi conviene. Quindi mi conviene dargli le botte. Vai. Perfetto.
E questo diciamo che fa così a tutti, no, a uno solo, grazie. Ok, qui proviamo a fare così. Quasi. Lui era debole a... all'Opsai? Non ce l'ho adesso. Se gli facessi così. Ma porca vacca, per poco. Ma no, critico! Signora, si è messa a pecorina! Vabbè, sì, poi ti più. Ah, lui ha preso però la... il malus. Ok. A posto. Roccia nera, e vabbè. Oh, signor Aru. Oh, non ho abilità. Ok, questo è quello di danno d'arma da fuoco grave a un nemico alta salti critico. Potrebbe essere una buona cosa. Difficile confusione a tutti i nemici, era bella. Una barriera che respinge l'attacco fisico verso un alleato. No, questo mi sembra un'area trinculata da panico. E questo invece sembra una buona cosa. Allora, adesso... Ok, tutti gli oggetti sono contento. Però volevo finire di capire come cazzarola. Dove cazzo è andato questo? Si va da qua. Come si va qua? Allora, fatemi capire. Secondo me potrebbe darsi qua. Se arrivo con mouse. Qua potrebbe... non lo so, però secondo me qui c'è qualcosa. Dite, hai scoperto l'acqua calda? È vero, l'ho scoperta, nel senso. Allora, andiamo a vedere. Tanto qua abbiamo fatto tutto. Che voglio capire come arrivare a questo posto segreto. Se c'è qualcosa di buono, lo vorrei prendere. Esatto. Scusate. Ce l'abbiamo la mappa, usiamola, no? Ok. Oh, ma era anche una cosa buona. Bene, dai. E qui c'è un'altra terminalo. Beh, è stato molto buono. Ok. Oh, beh, dovremmo averli trovati tutti. Meno male, dai, sono contento. Adesso possiamo tornare alla sala giganto per fare quello che dobbiamo fare. È molto, molto utile esplorare bene la mappa. Adesso io sto facendo 60 soluzioni, ma è perché ci si arriva, dai. Allora, vediamo un pochino. Qui. So che sono già andato, però. Vedete che ho sostituito qualcosa. Ok. C'era qualcosa. Infatti dicevo. C'era qualcosa. Ah, perché lui li ha ripristinati. Non è che li ha lasciati indietro. E quindi non so più dove sono passato, dove no. Beh, mi fa piacere. Ok, salve signori, mi scusi, devo. Cosa aveva davanti? Non si sa chi era, però mi ha dato tanto. Ok, adesso. Che abbiamo fatto ciò. Come arrivo alla slot machine giganta? Che aveva detto lui, me la sono persa. Fammi capire. La slot è gigante. Dopo mi sono messo a combattere, non ci ho capito più un cazzo. Allora, dovrebbe essere qui? No, mi sono perso, scusate. Apri porta. No, se apro porta vado via. Allora, la cerco e vi dico perché non me la ricordo. Beh, non la trovo, per me sto butto sta porta, però. Vediamo un po'. Eh sì, è questa. Ok, vediamo un po'. Qua. E allora, prima di andare di sopra, volevo vedere bene. Salve signora! Eccola qui. Così almeno abbiamo preso anche questa. Poi. Andiamo bene, non c'è altro. Qui c'è. Perfetto. Altro non c'è, andiamo di qua. Vediamo questo. Grande. Vediamo se qui c'è qualcosa. Qui sì. Allora, voglio capire. Gioca. Suggerisco di esaminare subito lo slot machine gigante. Ok, però io suggerisco anche di ammazzare questa che se mi viene all'improvviso da dietro. Signore, scusi, devo venire da dietro. Eccolo qui. Non siamo venuti dietro, siamo a posto. 42? Oh, adesso ragioniamo. Adesso mi piace. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vai. Porca vacca, ma è enorme. Una partita costa 5.000 yen. Aspetta, con le ciliegine si vincono 5.000 monete, con i bar 10.000, mentre con i 777 50.000. Wow, quindi possiamo vincere in un colpo tutte le monete che ci servono.
Supponendo che si possa vincere con una ricompensa simile, i rischi saranno altrettanto alti. Okay. Comunque, il nostro obiettivo è ottenere la tessera socio per il piano delle puntate alte. Ci farebbe comodo poter usare in qualche modo questa slot machine. Tuttavia, fammi indovinare, prima dobbiamo impedirgli di imbrogliare. Anche questa è manipolata, poco ma sicuro. Ah, lieto che tu abbia capito. Dunque, perlustriamo l'area. Speriamo di trovare qualcosa per avere informazioni più su questa slot. Probabilmente là dietro c'è un terminale per le informazioni. Prova a cercarla, Joker. Dovrebbe esserci, ma l'ha già segnato, quindi sono a posto. Guardate che io non vorrei trovarmi una sospesa. Vedo già che c'è una presenza. Allora, vediamo un po', sperando che questa presenza sia bassa. Sì, signorina, salve. Eccola lì. Oh, Futaba. Perfetto. E qui c'è anche uno scrigno. Che devo capire come arrivarci. Secondo me è così. Ok. E anche questo scrigno è nostro. Ottimo. Non è che qui c'è un altro di quei cosi? Spero di non averne perso uno. Allora, dice che è di sopra. E io come ci vado di sopra? Allora. Aspettate, c'ho le travegole. Deve essere qua, non l'ho visto. Qua. Qua. Sì. E qua, infatti. Ho detto io che ce n'era un altro. Oh, un terminalo! Da qui dovrei poter accedere a tutte le slot della zona. Ma vediamo. E adesso devo andare a cercare tutto. Wow. Spingono forte sul pedale del cheating qui. Non avremmo mai vinto nulla. Credo di poter interrompere la loro manipolazione da qui. Non da questo terminale. Ci dovrebbe essere dei pannelli di controllo associati ai vari colori qui in zona. Tra questi mi servono il rosso e il verde. Da lì dovrebbe poter controllare cose. Allora, fammi segnare perché me lo dimenticherò subito. Il rosso e il verde. Adesso va a capire quale cazzo sono. Qual è il rosso e qual è il verde, perché è molto un casino qui capirlo. Il rosso e il verde. Allora, mi serve il rosso e il verde. Va bene, è tutto chiaro. Hai idea di dove si possono trovare? È di me che stiamo parlando, no? Riesco a prevedere dove potrebbero essere. Uno è quasi certamente vicino all'entrata di quest'area. Il canale di comunicazione parte da là. L'altro dovrebbe essere da qualche parte nell'area riservata allo staff. È tutto ciò che riesco a stabilire. L'ingresso della sala slot è da qualche parte nell'area riservata allo staff. Non ci resta che cercarli. Mettiamoci al lavoro e facciamolo in fretta. Ok, io di cosi ne vedo tante. Allora, prima di tutto, di qua non c'è più niente. E possiamo andarcene. Ok. Adesso li fate tutti, però dovremo la maggior parte di questi poterli uccidere senza problemi. Perfetto. Se poi riusciamo a fare un altro livellino ogni tanto. Allora, uno qui vicino. Adesso bisogna capire. C'è scritto qualcosa. Esamina terminalo. Oh, è quello blu. Ma quindi no. Dobbiamo trovare il rosso e il verde, giusto? Come i colori del cibo. Che diavolo vuol dire? Forza, non fermiamoci. Beh, comunque io ce li ho tutti segnati. Non è un problema. Se passassi da qua. Adesso quello lì dove cazzo si passava. Porca, però si capisce un cazzo. Allora, vediamo se da qui si passa. Vai, apta. Oh, questo è diventato. Va bene. Ok, vediamo. Oh, mi fa piacere. Narciso. Qui ce n'è uno. Scusate. Ce n'era. Scusate. No, questo il terminale. Oh, guarda, non è uno dei pannelli di controllo che cerchiamo. Perfetto. Ho appena finito di disattivarlo. Ora dobbiamo trovare solo il rosso. Andiamo. Beh, se fa tutto lei, a me va bene, eh. Qui ce n'è un altro. No, è una luce. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto che questo qua. Ok, dobbiamo fare un bel giro. Vediamo un po'. Di farlo. Questo. Abbiamo detto. Ah, me l'ha disattivato. Bene, sono contento. Allora. Dobbiamo andare di qua. Perché non l'ho presa?
Che strano. Allora, debole al punto. Facciamo così, così almeno facciamo danno a due persone e forse... No, non è... Non è però, questo non vuol dire che quel danno non faccia uccidere anche l'altra. Perfetto. Ok. Oh, mi ha dato delle belle cose. Io mi ricurerei un attimo, non so se so voi, ma sarebbe il caso. Allora, fatemi vedere. Era qua. Finalmente, ecco l'altro pannello di controllo che ci serviva. Ricevuto, dopo questo avremmo fatto. Un momento. Allora, che succede? Oracle, credi che si possa cambiare anche la percentuale media di vittoria dello slot machine? Quindi vuoi sfruttare il sistema come abbiamo fatto con il gioco dei dadi? Sarebbe interessante. Fondamentalmente sì, ho messo gli occhi sulla slot machine gigante. Intendi quella da 5.000 monete a partita? Non credo che sia davvero possibile. Oh, ci sarà da divertirsi. Dammi un secondo. Fatto, ho destinato tutti i meccanismi per barare della zona. Il rapporto di quella gigante è 8,2, però non garantisco che funzioni davvero. Vuol dire che perdere due volte su 10. La cosa mi preoccupa. Doveva stare. D'altra parte, nessuna impresa di là di fantasma può essere definitiva priva di rischi. Se vogliamo avere successo, non abbiamo altra scelta. Ok, mi sembra un'argomentazione solida. Molto bene, lasciamo che se ne occupi Joker. Oh, comunque sappiamo già dove andare. Vuoi dirigerti lì, Joker? No, perché voglio salvare. Perché se faccio una cacata, io dopo la pacco. Allora, qui è il lobby. E dovrebbe esserci il Save. Perché se faccio una cacata, dopo chi cazzo ci rifà tutto da capo? Ok. Perfetto. E almeno così siamo più tranquilli. Se no, cavoli, faccio una delle mie merdate. Tanti saluti, insomma. Ok. Siccome le cose che vanno a culo, io ho quella piccola problematica che non riesco mai a farle. Allora, dove... Dritto per dritto. Ok. Di qua. Vediamo un po'. Scusi, salve. Arrivederci. Ok. E adesso dovremmo essere a posto. Dovremmo essere arrivati. Allora, tanto che... Salve! Ok. Eccola qui. A me fa piacere che salgano. Vedete come è più facile. Pensate se doveva fare tutti i combattimenti. Allora, danno da vento medio pesante a tutti. Tu hai qualcosa di danno da vento medio a tutti. E andiamo con questo pesante. Va bene. A posto. Così. Prova il gigante. Ok. Quindi le ciliegie fruttano 5.000 mentre il bar 10.000, eccetera. Oh, chissà se riusciamo a vincere. Hai ragione, c'è la possibilità del 20% che le cose non funzionino. Anche vincere potrebbe non bastare. È una grossa scommessa, Joker. Sei sicuro di quello da fare? Ci penso io. Devo spingere? Oh, 777! Cos'hai vinto? 50.000 monete! Sei davvero speciale, Joker! Meno male. Porca vacca. Ecco qua. Wow, sono fin troppe monete. Ehi, qualcuno ha vinto il jackpot. Come? Chi? È naturale che gli altri avventori reagiscono in questo modo. Andiamocene per ora. Cosa facciamo con le monete? Servono solo per dare spettacolo. Il totale è già stato aggiunto alla nostra tessera. Chissà se potremo usare ancora quella slot machine. Desideri vincere altre monete? Direi che ne abbiamo abbastanza.
Sempre meglio averne più che di meno, ma siamo già pronti a procedere, immagino. Esatto, abbiamo 50.000 monete. Andiamo a scambiare con la tessera per il piano delle puntate alte. Vuoi tornare al bancone, Joker? Leggo, perché se posso riusarla, magari posso comprare un po' di roba, guardiamo, Ok, possiamo tornare direttamente, dice di tornare, andiamoci subito, insomma. Peccato, appunto, mi sarebbe piaciuto fare altri giochi. Allora, salviamo. Perfetto, perché non vorrei far caccate. Perfetto. Bella salvata. Grazie, perfetto. Andiamo a vedere cosa ci dice adesso. Andiamo. Il signor. Il signor Chapshen, vai. Allora, io le voglio comprare queste qui. Non so quante, ne ha due. Ne posso comprare solo una. Beh, non è proprio tanto. Difficile da tutti gli HP delle altre. Beh, dai, prendiamoli. Insomma. E adesso prendiamo questa. Perfetto. A posto. Finalmente abbiamo la scheda. Facciamo del nostro meglio anche nel prossimo piano. Oh, spero di essere stato utile. Venite, raggiungiamo l'ascensore. L'ascensore è qua. Non possiamo prendere più niente, vero? No. Vai. Finalmente abbiamo la scheda per il piano delle puntate alte. Teniamo l'ascensore. Allora non è questo? Mi sono confuso. Era questo, eh? Oh, porca vacca! Ci aspettano di fronte all'ascensore. Non mi serve niente il benvenuto. Deve essere a causa dell'istigazione di Sea. Sarà meglio essere pronti a combattere. Diamoci dentro, spacchiamogli il culo, va che è meglio. ルールにのっとって集めたんですかね。私はここの支配人でもある。私が勝つことがここのルール。なりふり構ってられないんだね。どっちのサエさんも。お客様のお帰りみたい。お。お帰りはてめえだ、暗いな。えばパカバカ。全部こうの方が面倒がなくていいぜ。 Salve, lei è esattamente il giudice finale. Beh, mi fa piacere che sia finale, ma a meno che mi spacchi il culo, insomma. Vediamo un po' cosa fare. Guarda un attimo e dico. Allora, assorbe il vento. E già non possiamo fare un cazzo. Respinge i danni elettrici e già siamo fuori. E resiste agli attacchi di tipo sacro. Possiamo andare a buttarci nell'immondizia, che è meglio. Allora, vediamo un po' questo che riduce le luci, almeno questo, dai. Ok, visto che non possiamo fare molto, anche se potrei provare a togliere la vulnerabilità, voglio vedere che succede. Resistenza all'elettricità. Ok. Vaffanculo. Del fuoco non dici niente, ok, andiamo pure. Ok, quindi facciamo così. Danno fuoco pesante, un solo nemico, vai. Sperando che niente di questo cazzo di dot. Beh, se proprio insisti, io ci sarei, Miseria. Oh, ma gli ha fatto il critico. Ah, ma allora siamo a posto. Salve. È stato un vero piacere. Certo che mi ha fatto sudare, perché con tutti quegli attacchi che ha fatto. Però 11.900 di piena. Vabbè, dai. Anatra lì è salita. この程度で私に勝ったなんて思わないことね。支配人フロアにまで来れたら、多少は認めてあげなくもないけれど、人の生涯を左右する裁判をギャンブルだなんて、サエさんの口から聞きたくなかったな。お姉ちゃんは歪んでる。 E qua cosa facciamo? La salveremo insieme. Minna, onaji kimochi da yo.
もたついてる暇ないぞ。支配人フロアとか言ってたな。誠の姉ちゃん、きっちり改心させてやろうぜ。 Autentificazione completata. È possibile accedere ai seguenti piani: il piano standard, il piano riservato ai soci e il piano reputate alte. Ma è così vicina che se ne sentono quasi l'odore. Probabilmente il prossimo sarà l'ultimo piano. Ok, saliamo al piano delle puntate alte. Ottimo. Salve. Dokeo. Fuori dai piedi. Grazie. アポはございますか？どけっつってんだろうが！騒ぐのまずいよ。アポはございますか？ハイレートフロアとやらに行くには何か条件があるらしい。コイン取ってきてんのに。きっとお姉ちゃんの認知に関係してること。 想像つかないね。認知か。つまり、サエさんが僕たちのことを入っていいやつって思えばいいんだね。このカジノって現実だと裁判所なわけだから、あそこはきっと関係者以外の立ち入りが制限される場所。法廷ってとこだろうな。さすが名探偵。 認知世界の仕組みをもう理解してる。俺だってあんなも。Certo。フォース。理屈じゃなくて直感で理解したけどな。でも法廷になんてどうやって入るの？リュウジがなんかやれ。やんねえよ。傍聴人になればいい。 けど、お姉ちゃんも出席する裁判をどうやって探せば。それなら心当たりを探ってみる。都合がついたらみんなに連絡入れるね。ここは一旦解散だね。じゃあまた法廷で。それじゃあそういうことで。E facciamo, andiamo. じゃあ行こうか。 Quindi ci manca solo, abbiamo fatto il rosso, il di Sema è fatto il rosso e l'ultimo lo prendiamo la prossima volta. Ok, abbiamo fatto una bella cosa. L'ho fatto di vedere nelle persone se c'è un appeso. C'è, ok, perché ci servirà per maxare finalmente uno dei nostri. Benissimo, io direi che possiamo uscire perché tanto non c'è nient'altro da fare e siamo a posto perché qui ci sarà una bella sfida di cose. C'è dei messaggi, adesso usciamo, dai, facciamo prima così e dopo salvo. Allora, per uscire usciamo. Tanto, insomma, di punti ne abbiamo fatti parecchi, non è... 7 milioni, vabbè, quello che di belli li ho fatti, sono contento. Per ora torniamo nel mondo reale. Ok, torna nel mondo reale. Ritorno al mondo reale, piazza regina, grazie al lavoro di svolto. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Due, quattro, sei, otto, nove, diciotto. Ok, sì, ci sono. Non 20, 18, scusate. Gioca. Sento che siamo abbastanza vicini al tesoro. Credo che non manchi molto ormai. Oh, quindi forse riusciremo a trovare la prossima volta. Probabilmente non sarà così facile. Comunque, manteniamo questo ritmo. Ottimo lavoro. Perfetto, siamo la sera. Oh, caettaka. Caettakate. Oh, sembra che Sea prenderà parte a un processo domani. Mi sorprende che vada in tribunale in un momento come questo. Deve essere anche impegnata con un'indagine sulla di fantasma. Oh, beh, in fondo lei è un procuratore. Deve essere dura. Sarà anche nostra nemica, ma da questo punto di vista sono solide come lei. Solidali con lei, scusate.
nostra nemica? Oh, chiedo scusa, non volevo intendere questo. No, tranquillo, stavi solo dicendo la verità. Comunque, dovremmo agire domani, giusto? Grazie per avercelo detto, fatto sapere. Di nulla. In ogni caso, incontriamoci sul posto domani, dopo la scuola. Sono mamma Parisi ne mucauso. Eh sì. Va bene, possiamo salvare così dopo nel prossimo episodio facciamo quello che dobbiamo fare, poi dobbiamo farci fare dobbiamo chiamare la signora Maidley per farci fare il massaggio, così in modo che noi possiamo finalmente andare da rispondere ai guai per fare sì che facciamo l'uscita e portarlo al massimo. E non sarebbe male come cosa, perché ci permette di personalizzare le nostre armi da fuoco gratis. Oh, e ci voleva proprio questa cosa. Bene ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui per questo video, è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like e assolutamente, mi raccomando, un commento, fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.